Siamo con l'ingegner Marco Nicoziani al Summit Day a Verona. Ingegnere, lei lavora in OMG, un'azienda che è specializzata nella produzione di mescolatori nel mondo, un mercato quindi che è affrontato in modo globale. Certamente. Infatti in tutto il mondo il mescolatore è diffuso per la produzione del calcestruzzo e noi ci siamo inseriti in tutti i mercati principali, dagli Stati Uniti fino all'Estremo Oriente. Una volta vi erano alcuni mercati che continuavano ad avere un doppio sistema di dosaggio. State notando che c'è una tendenza ad andare verso la produzione a umido anche in questi paesi? Sì, assolutamente. Con il progredire della tecnologia del calcestruzzo, il mescolatore diventa insostituibile per un prodotto ad alte prestazioni, sia nei paesi più evoluti, sia nei paesi in via di sviluppo, dove la tecnologia nel settore delle costruzioni ha preso piede negli ultimi anni, partendo da quelle che sono le soluzioni più avanzate, importate dal mondo occidentale, cioè la produzione con il mescolatore. Quali sono le tipologie di mescolatori più utilizzati nel mondo? Principalmente il mescolatore a doppio asse orizzontale per il ready mix e il planetario per la prefabbricazione, salvo alcune situazioni dove il planetario è utilizzato per entrambe le applicazioni. Salvo casi di cantieri e appalti speciali, in genere su che volumetrie di che dimensioni hanno i mescolatori utilizzati nel ready mix? Dipende sia dalle applicazioni sia dai mercati. Sì. In generale le taglie più diffuse sono quelle da 3.3 metri cubi resi a ciclo o da 2.5 metri cubi resi a ciclo, che consentono di effettuare un carico autobetoniera in 3 o 4 impasti. Questo per quanto riguarda il mercato europeo e anche il mercato del Nord Africa, così come quello del Medio Oriente. Mentre negli Stati Uniti sono diffuse taglie più grandi, si tende a effettuare un carico autobetoniera con un impasto, quindi con mescolatori da 6, 7, 8 metri cubi resi per ciclo. Nel campo della produzione del calcestruzzo per grandi opere come le dighe, per esempio, si tende ad avere mescolatori un po' più grandi per realizzare un carico, in questo caso di autocarro, in circa 2 impasti, oppure per riempire tramoggi attesa con una capacità di 4-6 metri cubi. OMG è un'azienda italiana che produce mescolatori, lavora in tutto il mondo, eppure viene da un paese in cui l'uso del mescolatore è ancora, diciamo, molto raro. Sì, sì, la percentuale di impianti di produzione del calcestruzzo dotati di mescolatore in Italia è molto bassa. Si parla di una cifra intorno al 10%, dei quali poi bisogna vedere l'effettivo utilizzo, quindi la percentuale di calcestruzzo prodotto con mescolatore potrebbe essere ancora più bassa. E questo è legato principalmente a un certo retaggio culturale che esiste in Italia, per cui si considera possibile produrre il calcestruzzo senza il mescolatore. Però le nuove frontiere della tecnologia stanno mettendo in luce i limiti che la produzione a secco ha intrinsecamente e stanno aprendo il campo sempre di più alla diffusione del mescolatore anche nel nostro paese. Grazie.